Roma, 9 ottobre 2018. Gran finale per Temptation Island VIP. Il reality di Canale 5, condotto da Simone Ventura, dedicato all'amore e ai tradimenti, è arrivato al termine. Nella quarta e ultima puntata, in onda il 9 ottobre alle 21:20, si scoprono i destini delle tre coppie ancora in gioco: Valeria Marini e il fidanzato Patrick Baldassarri, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra e Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Se nelle precedenti puntate, nonostante incomprensioni, gelosie e provocazioni, c'è stato l'happy end per Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Fabio e Marcella Esposito e Niloufar Adati e Giordano Mazzocchi che sono rientrati a casa insieme, cosa succederà alle tre coppie che sono rimaste sull'isola delle tentazioni per 21 giorni? Le premesse per Addii Stellari ci sono tutte, anche se davanti all'ultimo falò, tutto potrebbe capovolgersi. La spumeggiante Valeria Marini rivede il compagno Patrick, un amico di lunga data con cui da pochi mesi ha iniziato per la seconda volta una love story. Ma l'esperienza di Temptation sembrerebbe averli allontanati tanto che la showgirl ha trascorso quasi tutto il tempo in compagnia del tentatore Ivan Gonzalez. E davanti all'ultimo fuoco, Baldassarri le fa notare di aver flirtato un po' troppo mancandogli di rispetto. Io ho bisogno di attenzioni, ti stavo mandando messaggi, è la giustificazione della diva di baci stellari. Fuoco e fiamme anche per la reunion dell'ex figlio del portiere Walter Zenga e compagna. Dopo 2 anni di fidanzamento, la coppia ha provato il reality per superare la gelosia di Alessandra Sgolastra. E, invece, durante il percorso, i due giovani hanno scoperto di avere grossi problemi di comunicazione. La ragazza non è più sicura del rapporto con Zenga Junior e, negli ultimi giorni, si è molto avvicinata al tentatore Andrea Cerioli, ex concorrente del GF. E lui, prima di salutarla, le dice: mi raccomando, tira fuori le palle. Viviamoci a casa con questa cosa qui, quindi falla bene. Un messaggio che lascerebbe intendere che tra Cerioli e la Sgolastra la conoscenza sia proseguita fuori dal programma. Falò intenso e ricco di litigi anche per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, già protagonisti dell'ultimo trono over di Uomini e Donne. Entrambi hanno un matrimonio finito alle spalle e la paura di soffrire per amore si ripercuote nel rapporto. A Temptation, però, fin da subito Aruta si è comportato come single, stringendo un legame particolare con la tentatrice Sara Melucci. L'ex calciatore e la personal trainer si sono spesso coccolati, con tanto di baci hot sul seno di lei, e nell'ultimo weekend romantico si godono ogni momento come se fossero una coppia vera. Avevo la speranza che tu cambiassi, tuona la Bennardo quando rivede Aruta al falò. A lui, però, non sembrano interessare le parole, piene di sofferenza, della fidanzata.